cacciatori, di spingitori, di cavalieri. Nel differir la vita, la felicità è nel differirla. La nona meraviglia dell'universo, l'unico pachiderma volante. In che cosa credi? Nel sesso e nel decesso, ma almeno dopo la morte non hai la nausea. E benvenuti e bentornati ad un nuovo appuntamento con il Dormiglione. Come ogni lunedì con Tony Falbo e Donatella Fiore. Ciao Donatella. Inauguriamo la settimana in compagnia dei nostri fidati amici che lanceranno parecchi spunti di riflessione da metabolizzare magari durante tutto l'arco della settimana. Bene Donatella, 7 giorni piuttosto intensi quelli appena conclusi per il Dormiglione, vero? Eh sì, abbiamo avuto il piacere di leggere una bella intervista ai nostri fastidiatori Cateno Tempio e Davide Dell'Ombra, addirittura su glamour.it. Addirittura. Eh sì, infatti la brava Silvia Bellia, nel suo blog dedicato alle letture dei filosofi, li ha ospitati in occasione dell'imminente uscita del loro libro. Magari ce la faremo raccontare proprio da loro. Eh sì, magari dovranno giustificare il fatto di essere appariti su Glamour, però magari avranno avuto i loro buoni motivi. E benissimo, finalmente vedo qui una coppia riunita, Donatella. Finalmente, il ritorno e la reunion dei nostri cari fastidiatori. Cateno, hai deciso di tornare? Sì, oggi vi ho regalato il dono della mia presenza. Ah, benissimo, finalmente di nuovo assieme Davide Dell'Ombra e Cateno Tempio, i fastidiatori direttamente dall'Atollo del Fastidio e da www.sitosofia.org ci terranno oggi un po' sulle spine, su una corona di spine forse. L'argomento credo che ruoti attorno sì. A questo, no? Ecco. Sì, circolare. Sì. Ecco, di cosa ci parlerete oggi? Insomma, Tony, è presente quando ti capita di pensare eppure avrei voluto aggiungere qualcosa, però non ho avuto il tempo di farlo. Ecco, a Cateno capita la stessa cosa da un po' di tempo, non appena si chiude la diretta delle ultime puntate. E quindi, visto che finalmente ha fatto ritorno tra di noi, oggi ci tratteniamo e intratteniamo ancora una volta su un argomento più volte affrontato, ma oggi ve lo affrontiamo in maniera forse più specifica, se possibile. Perfetto. Quindi sembrerà strano se dico che oggi si parlerà del vischio. No, non è che ci sentiamo ancora particolarmente natalizi, e tantomeno lo utilizzeremo come pretesto sotto cui scambiarci languidi baci, perché non ne abbiamo bisogno, sinceramente, dico, di pretesti. E infatti, ecco. Ne parleremo perché questa pianta, il vischio, per germogliare ha bisogno di sfruttare un'altra pianta. Così, allora, se il suo seme viene trasportato dagli uccelli e cade per terra, questo seme muore. Se invece il seme, trasportato dagli uccelli, appunto, riesce a intrufolarsi tra i rami di un'altra pianta, allora riesce a germogliare. Il vischio è una pianta parassita. Somiglia all'opera del vischio l'opera di qualsiasi cultura, che per fiorire deve assorbire la sostanza vitale delle altre culture. Ma siccome noi siamo affezionati e devoti, ormai lo sapete, e abbiamo capito che il leitmotiv delle nostre puntate è un salutino al nostro carissimo e amato B16, allora ci occuperemo nello specifico di quel particolare tipo di vischio che è il cristianesimo. Ma sapete che non pensavo che fosse un parassita il vischio. Lo vedi. E non solo il vischio, secondo la tua personale lettura. Diciamo che il vischio si fa pianta paradigmatica e simbolica delle culture, siccome la nostra cultura dominante. Botanica teologica. Nel bene e nel male, ma nel bene e nel male è il cristianesimo, allora. Giusto. Dobbiamo occuparci di questo particolare vischio. Ma andiamo con piacere, allora. Allora, prima, per cercare di inquadrare questo fenomeno del cristianesimo così in una battuta, dobbiamo dire nell'essenza cos'è. Appunto il cristianesimo, lo diciamo utilizzando le parole di Martin Heidegger, che ci fanno capire due cose. In primo luogo ci fanno capire così qual è il rapporto vero di Heidegger col nazismo, perché è un'opera scritta proprio durante quegli anni. Sapete che c'è tutta la questione di Heidegger e del nazismo, qui viene tenuto chiaro. In secondo luogo ci fa capire bene, come può farlo capire un grande filosofo come Heidegger, cos'è il cristianesimo nella sua essenza. Lui dice: il fatto che la fede politica totale e l'altrettanto totale fede cristiana, nella loro inconciliabilità, si mettano non di meno in relazione attraverso accomodamenti e mosse tattiche, non deve stupire. Per inciso, sappiamo tutti che la Chiesa Cattolica ha fatto concordati e trattati con i vari regimi totalitari. Continua Heidegger. La loro essenza è infatti la stessa. In quanto atteggiamenti totali, hanno entrambe nel fondo la rinuncia a decisioni essenziali. La loro non è una lotta creativa, bensì una propaganda e una apologetica.
Ecco, qui abbiamo come primo elemento appunto il definire il cristianesimo, diciamo, una cultura totalitaria. Una cultura totalitaria si contraddistingue per il fatto che vuole penetrare in ogni ambito della realtà e cerca di rifiutare tutto quello che, secondo la sua visione e la propria dottrina, non rientra appunto in questa cultura, nella visione che ha questa cultura. Se noi ci facciamo caso, è l'atteggiamento che adotta il cristianesimo con particolari tipi di ricorrenze e feste. Una delle polemiche che combattono ogni anno i cristiani, che affrontano ogni anno i cristiani, è quella verso la festa di Halloween. Mm-hmm. Ogni anno, durante il periodo di Halloween, si assiste a un proliferare di inviti più o meno velati, più o meno diretti, sui social network, su Facebook, anche sì, diciamo che chiese. Da qualche anno ha preso piede anche qui da noi una festa tipicamente anglosassone. La cosa che dicono loro è: non fa parte della nostra cultura. Halloween non è una festa nostra. Quello che non si capisce è perché c'è questa contestazione di Halloween e non c'è, per esempio, la stessa contestazione nei confronti dell'albero di Natale, delle uova pasquali, della Befana. Cosa c'entrano queste cose con il cristianesimo? Sono in realtà degli elementi presi a prestito da altre culture e che il cristianesimo ha fatto propri. Ora non si capisce perché queste vadano bene, perché Halloween non dovrebbe andare bene. È solo una questione temporale. Siccome questi sono avvenuti tanti secoli fa, queste commistioni vanno bene, Halloween non può andare bene perché è in tempi recenti. Ma di fatto la tradizione cos'altro è se non questo? Ma tutto quello di cui io sto parlando, cioè il fatto che il cristianesimo abbia integrato, a volte abbia distrutto e svuotato di senso degli elementi che appartenevano ad altre culture, in primo luogo a quella pagana dell'antichità, l'abbia inglobata, è dimostrato, diciamo in maniera esemplare, da uno scritto che penso si capirà bene il motivo, non è stato ancora tradotto in italiano. È un libro del 1906, il cui titolo in italiano suonerebbe in questo modo: L'incubazione o la cura dei malati nei templi pagani e nelle chiese cristiane. Penso che si comprenderà adesso bene il motivo per cui non è stato tradotto, perché svela delle cose del cristianesimo che noi, a cui magari noi non facciamo caso. Ma appunto, leggendo questo libro, presenta proprio una serie di situazioni che dal cristianesimo sono state prese pari pari. Mm-hmm. Situazioni che appartenevano al paganesimo e sono diventate parte integrante più che della dottrina, dei riti, delle pratiche, della credenza comune dei cristiani e del cristianesimo. Allora, lei parte da... è una studiosa, Mary Hamilton. Mm-hmm. Parte dalla constatazione che la cristianità trovò facile il compito di soppiantare il paganesimo. I fedeli erano attirati dalla devozione ed era intensificata appunto da come si ponevano tutta la teoria di dei del paganesimo nei confronti del fedele. Ecco, ora andiamo più nel dettaglio, magari citando qualche parte che abbiamo tradotto da questo libro. Ha tradotto Cateno. Ah, però leggo. Bravo Cateno. Così faccio qualcosa, no? Si sta sfogando, almeno io leggo. Dice Hamilton: il paganesimo oppose la sua ultima resistenza nei templi di Serapide e Asclepio. La loro capacità di opposizione era dovuta alle cure attuate sotto i loro auspici nel nome del Dio. In questa lotta per la supremazia sulle antiche divinità, i seguaci di Cristo si fecero incontro ai pagani sul loro stesso terreno e adottarono le loro tattiche. I templi furono rimpiazzati da chiese dove Cristo era adorato come il benefattore, il salvatore, il guaritore dell'umanità. Queste divennero centri di cure guaritrici operate da Cristo per mezzo di qualcuno dei suoi santi, la cui personalità variava a seconda della regione. I miracoli di guarigione divennero tanto copiosi da assicurare la popolarità alle chiese. Benissimo, noi vediamo quindi che l'ultima resistenza del paganesimo ormai a un cristianesimo che stava dilagando e che diventava sempre più diffuso è costituito appunto da quei luoghi dove avvenivano delle guarigioni, cioè dove la religione si faceva in qualche modo portatrice, non dico di un miracolo inteso in senso moderno perché ancora non c'era, però era proprio concreto, era tangibile l'effetto della religione perché operava delle guarigioni. Lì il paganesimo resisteva, ma la Chiesa e il cristianesimo, facendosi furbi, hanno adottato metodi e tattiche e sono riusciti a scalzare il paganesimo proprio in questi luoghi di resistenza. Ecco, ma andiamo avanti ancora un po' con la lettura. Diciamo, si sono messi un po' in competizione. Sì, ma una competizione, diciamo, un po' sporca, perché ne copiavano i metodi, in qualche modo così mimetizzandosi e piano piano usurpando il posto. Tanto per i fedeli il risultato non cambiava, no? Cercavano guarigione qua, guarigione là, poi chi gliela dava questa guarigione, allora non importava assolutamente nulla, basta che guarivano. Continua infatti Hamilton:
questo punto di vista riceve un forte supporto da Doibner, De incubazione, capitolo 4. Egli rintraccia una connessione tra San Cosimo e San Damiano, i principali santi dottori di Costantinopoli, e i Dioscuri, i quali precedentemente avevano un tempio incubatorio nello stesso luogo, e coi quali San Cosimo e San Damiano erano confusi da visitatori greci. Secondo un cronista, in Egitto San Ciro e San Giovanni soppiantarono il demone locale Menutis, che da alcuni è identificato con Iside. Non è una conclusione forzata supporre che la similarità dei principi e delle pratiche di tali chiese e templi sorgesse da una cristianizzazione dei santuari pagani e da un mantenimento dei precedenti metodi allo scopo di assecondare le usanze dei visitatori. Troviamo che alcuni casi corrispondono ai più antichi del paganesimo. Esatto, qui abbiamo appunto proprio la spiegazione di come avveniva questa usurpazione, se vogliamo, no? C'erano i Dioscuri, che erano due dei, e vengono sostituiti da due santi, tant'è che poi Hamilton dirà appunto con una definizione chiarissima: siamo portati a guardare ai santi come a successori degli dei. Ora, avvenivano due tipi di miracoli. In primo luogo c'erano le visioni durante le quali il paziente è guarito dal santo, no? E allora c'è questo paziente che ha una visione del santo ed è guarito direttamente. Poi c'è una seconda categoria in cui il visitatore celeste appare e dà istruzioni per la cura. Per esempio dice: devi, per guarire devi fare questo e quest'altro, no? Impacchi, tisane, bevande a base di alloro, oppure, che ne so, un viaggio, una peregrinazione, diciamo. E poi il terzo tipo di miracolo, e qui torno a citare, un terzo tipo di miracolo che ricorre frequentemente può essere incluso nella prima categoria, cioè quella in cui era guarito dalla visione del santo. Ma a motivo della sua natura indefinita non è importante per il nostro tema. Spesso però ci viene detto che il paziente è guarito grazie alla mera presenza nella chiesa consacrata. Queste sono le guarigioni istantanee, che sono caratteristiche di moderni centri di miracoli come per esempio Lourdes. Quindi anche le guarigioni che si sono a Lourdes fanno parte appunto di questa commistione di cristianesimo e paganesimo. Ecco, infatti, pensando a quest'ultima citazione, a volte mi capita di sentir dire ad alcuni cosiddetti credenti che i miracoli sono eventi che non accadono più oggi, no? Perché in qualche modo sono legati a un'epoca ormai remota della cristianità e della religione in generale. Quindi si parla dei miracoli come di eventi storici, validissimi per la fede, ma che oggi non hanno più senso perché viviamo in un'epoca altamente tecnologica, eccetera, no? In realtà, ovviamente, appunto, basta pensare proprio a Lourdes e ad altri infiniti casi di guarigione che vengono attribuiti dalla Chiesa e dai fedeli stessi all'intervento divino, per non parlare dell'Eucaristia, no? Il miracolo quotidiano. Insomma, la fede cristiana si ritrova a proseguire, ecco, un cammino pagano in cui il rapporto col Dio, in questo caso un Dio unificato, no? Buono per tutto, è stretto questo rapporto per mezzo del miracolo, anche se, come sappiamo, dal Vangelo il Cristo dice proprio il contrario. Appunto, questo cammino però ha mutato direzione rispetto al percorso tracciato dal paganesimo stesso, cioè il cristianesimo, per come è vissuto dal popolo, è una versione ridicola del paganesimo, perché ci si ritrova a pregare come facevano gli antichi, e tuttavia seguendo delle regole, quelle imposte dalla Chiesa, che si rendono ridicole in confronto al mondo pagano, perché mosse da un afflato teologico che al tempo stesso cerca anche di inserirsi nel mondo contemporaneo. Pensiamo al Papa su Twitter. Il Papa Ratzinger, tra l'altro. Il vostro amico. Il nostro amico Biserici. Tra l'altro, quello ricostruito da Corrado Guzzanti è per certi versi molto più serio di quello vero. Un Papa che in realtà, si vada a vederlo per capirlo, un Papa che in realtà prega, va a pregare gli dei pagani in segreto, si rivolge agli dei. Tutto qui secondo me riacquista un senso, consiglio di vederlo. Tra l'altro approfitto per dire che appunto proprio alcune delle sue performance, quelle là per esempio di Padre Pizarro, sono state oggetto di critica. Addirittura è stato lanciato una denuncia esatto, perché si sospendesse il programma, perché associazione cattolica, aveva una tale Ayart, aveva chiesto questa cosa. È stata fatta da Stefano Corradino, direttore di Articolo 21, è stata fatta questa petizione, 54.000 firme sono state raccolte, quindi per fortuna il programma è stato sospeso. È stata ritirata la denuncia, sì, anche Corrado Guzzanti, se non sbaglio, ha ringraziato tutti quelli che si sono mossi in suo favore. Benissimo, andiamo in pausa e ritorniamo dopo con le riflessioni di Cateno. We Are Younger è sicuramente ciò che cantavano i cristiani appena erano insediati. No, invece sì. We Were Young. Sì, un tocco d'allegria, un tema così. Eravamo giovani.
Sì, dai, anche loro sono stati giovani una volta, certo. Anche voi, anche noi. Non parliamo dell'infanzia e bisei, cioè è meglio, dell'adolescenza, della maturità. Della gioventù italiana, della gioventù italiana di Vicenza. Era giovane. Parlare di infanzia in ambiti, in certe stanze non è un bene. Esatto. E quindi, Cateno, torniamo a da dove sei partito. Oh. Sì, in realtà ci spostiamo un poco, perché dai fasti della classicità greca andiamo alle nebulose dei luoghi barbarici, no? Al confine tra la cristianità e i riti pagani, però quelli più a nord, diciamo, proprio delle popolazioni barbariche, perché anche qui il cristianesimo ha adottato la stessa tattica, non è stato da meno, cioè spogliare proprio l'involucro, lasciare l'involucro, ma svuotarlo di contenuto, cercando di stravolgerlo. A questo proposito citiamo uno storico che si chiama Gasparri, un saggio dal titolo I fenomeni di acculturazione, le culture germaniche e la trasformazione del mondo romano, contenuto in un libro di storia medievale che si chiama appunto La società medievale. Intanto tendo a precisare che ogni volta noi, quando poi mettiamo online i nostri interventi, sempre forniamo di link, indirizzi, perché sì, e le citazioni, quindi comunque poi sarà sempre possibile rileggere. Ricordiamo che quello che citiamo sarà riascoltabile questo intervento sia nella pagina di Sito Sofia esatto. Che rimanda il link su YouTube. Esatto. Ci saranno quindi tutti i ragguagli bibliografici del caso. Esatto. E lui dice, questo storico Gasparri, che nei confronti dei luoghi di culto della sacralità pagana i missionari praticavano due tattiche diverse che tuttavia spesso potevano sovrapporsi. Allora, innanzitutto la distruzione pura e semplice della sede o dell'oggetto del culto demoniaco. Molto spesso quest'ultimo era un albero, per esempio c'era un albero sacro che veniva adottato e veniva letteralmente abbattuto, fregandosene bellamente dei legami affettivi o religiosi che c'erano con quel luogo di culto. Comunque l'altra tattica, continua Gasparri, seguita dai missionari, era quella dell'esaugurazione, ossia del riutilizzo del luogo pagano a fini cristiani, sfruttandone la sacralità precedente che veniva canalizzata verso il nuovo santuario cristiano. Un modello illustre di questo modo di procedere era stato fornito già da Gregorio Magno, un illustre precedente del nostro Bisevici. Non abbattete i templi pagani, aveva già detto il Papa nelle istruzioni ai missionari da lui inviate presso gli anglosassoni, bensì trasformateli in chiese cristiane. I missionari, scrive all'abate Mellito, non devono affatto distruggere i templi pagani di quel popolo, ma piuttosto devono distruggere gli idoli in essa contenuti, quindi la struttura rimane, scambia solo di contenuto, un po' come si faceva prima, no? Ma di fatto è anche a livello metodologico, forse. Sì, certo, è una questione proprio di metodo. Lo facevano sia nell'antichità greca che in quella barbarica, diciamo, cosiddetta barbarica. Dato che quei templi erano stati costruiti bene, è necessario che siano commutati dal culto dei demoni all'ossequio del vero Dio, affinché dal momento che quella gente non vede distrutti i propri templi, deponga l'errore dal suo cuore e, riconoscendo il vero Dio e adorandolo, accorra più facilmente ai luoghi consueti. Ecco, c'è un bel luogo. Togliamo via le credenze demoniache e mettiamo il nostro vero Dio, così le persone si accorgono di qual è la verità, no? Di qual è il vero culto, diciamo, da seguire. Gli spazi non cambiano. Sì, il tempo li trasforma. Cerchiamo di riassumere, Tony, anche perché penso il tempo stringa. Ecco, quindi, come abbiamo detto in una delle precedenti puntate, il cristianesimo ha senso quando si iscrive nel percorso pagano, e l'abbiamo visto in che modi lo fa, ma soprattutto lo fa al meglio quando si fa mistica. Ora, la mistica cristiana, proprio perché così denominata mistica cristiana, appare più come un prodotto tipico, diciamo, della cristianità. In realtà andrebbe rintracciata, al contrario, proprio la continuità della mistica orientale, di quella greca e di quella cristiana. Si dice darwinianamente che la natura non facit saltum, non compie salti repentini e improvvisi. Ecco, in realtà è la storia a non fare salti, non la natura. Ma di questo parleremo un'altra volta. Ormai i nostri ascoltatori avranno capito che c'è da faticare, c'è da impegnarsi e sarà sempre peggio. È una minaccia fastidiosa. Ragazzi, voi non fate altro che rincuorarci ogni volta. Sì, sarà sempre peggio. Poi iniziare il lunedì in questo modo ha tutto un altro sapore. Sì. Bene, ragazzi, è stata un'altra puntata illuminante sul cristianesimo, seconda ed ultima, o ce ne saranno altre? Chi lo sa. Forse arriveremo a 16. Questo è bello. Una per ogni 16 puntate. Una per ogni benedetto.